Abbiamo fatto a maggio, hanno prodotto questa convocazione del governo e questa disponibilità che prima non c'era di fissare tavoli su tutti gli argomenti che noi abbiamo avanzato con le nostre proposte. Nel merito però oggi il giudizio non è naturalmente positivo perché nel merito oggi i risultati non ci sono stati, non ci hanno dato risposte alle nostre rivendicazioni, se non la possibilità di una serie di tavoli che intendono proporci nei prossimi giorni, a cui noi parteciperemo, in cui però ribadiamo quello che abbiamo rivendicato. Noi abbiamo posto come tema urgente e necessario la questione salariale, c'è bisogno, e in questo caso abbiamo chiesto al governo di rendere strutturale per il prossimo anno la riduzione del cuneo, di introdurre, cosa che non c'è oggi, il fiscal drag, che vuol dire aumentare le detrazioni per aumentare il netto. E poi c'è il problema di rinnovare i contratti nazionali. Abbiamo chiesto al governo di mettere le risorse per rinnovare i contratti a partire da tutto il settore pubblico e allo stesso tempo fare provvedimenti che per il settore privato, laddove non vengono rinnovati i contratti, non vengano più elargiti gli incentivi, laddove non vengono rinnovati i contratti, non ci sia la possibilità per queste imprese di partecipare agli appalti. E allo stesso tempo abbiamo posto il problema che per superare i contratti pirata bisogna arrivare ad una legge sulla rappresentanza che riconosca il valore di chi firma quei contratti ed estenda il valore di questi contratti a tutti. Abbiamo posto un'altra questione che è il fisco. Noi non condividiamo la legge delega che il governo ha presentato, siamo contrari alla flat tax, l'abbiamo detto. Abbiamo ribadito che per noi la progressività ed un sistema di lotta all'evasione fiscale è un punto di fondo. Non sappiamo quali risposte verranno avanzate in questa direzione, così come abbiamo ribadito la tassazione degli extra profitti, abbiamo ribadito la necessità di elevare la tassazione sulla rendita finanziaria e anche sulla rendita immobiliare. Buongiorno, allora questa è la sintesi di Landini, sapete che c'è stato l'incontro ieri a Palazzo Chigi, il tavolo con le parti sociali e questa è la sintesi che ha fatto Landini. Tra i temi in discussione anche la sanità, il PNRR, l'inflazione, il lavoro, posizioni però all'interno del sindacato diverse in qualche modo, anche Sbarra è critico, ha detto non si può stare con un piede ai tavoli e l'altro in piazza, Bombardieri attaccare l'evasione fiscale. Le parole di Landini le avete sentite, un piano per il fisco e per i redditi più bassi. Vediamo allora questa mattina, partendo da qua, che cosa sta facendo questo governo. Vi presento subito gli ospiti con noi, Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra, buongiorno. Accanto a Buongiorno. lui c'è Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno, Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Buongiorno, buongiorno Accanto a a voi. Cattaneo Alfonso Raimo dell'Agenzia Dire, Buongiorno, buongiorno buongiorno a voi. Alfonso, bentornato. E in collegamento abbiamo Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella. Buongiorno Giubilei. Allora, comincio con Grimaldi. Condividete le posizioni di Landini, immagino. Ah, sì, noi diciamo da tempo che nessuno in Italia dovrebbe lavorare per meno di 1.200 euro al mese, per meno di 10 euro l'ora. In Italia ci sono troppi contratti collettivi pirata, troppe persone che lavorano per meno di 5 euro, addirittura fra i 4 e i 5 euro. Io credo che davanti a dei salari da fame, davanti a un paese che non ha indicizzato i suoi salari, si può essere contrari al salario minimo legale come la destra, ma dall'altra, come diceva Landini, allora bisogna rinnovare intanto tutti i contratti collettivi nazionali, cancellare tutti i contratti collettivi pirata firmati da organizzazioni non rappresentative. Credo che davanti a un'inflazione alle stelle, davanti a degli italiani che rinunciano anche alle cure mediche, bisogna dare una risposta. Cioè, in Italia nessuno dovrebbe aspettare più di un anno per fare una visita specialistica. Eppure chi ha i soldi se la paga, magari entro le prossime 24 ore, entro le prossime 48 ore, chi non ha quei soldi rinuncia. Rinuncia o aspetta? Ecco, questa è la fotografia di un paese diseguale in cui oggettivamente il tema salariale rimane centrale. Rimane centrale e non sono sufficienti le risposte date anche ieri al tavolo Io credo di dalla no, Premier Meloni. io credo di no, e in più, come diceva anche lì Landini, per esempio il cuneo fiscale è una parte della risposta, è temporaneo però,
finisce a fine anno. Mi pare che le parole di Landini siano semplicemente: intanto il governo, se non vuole il salario minimo legale, se non vuole fare una legge sulla contrattazione, confermi intanto il cuneo fiscale per il prossimo anno e trovi le risorse per aumentare i salari almeno dove la contrattazione collettiva è di sua competenza, come nel pubblico impiego. Non basta, Cattaneo, il taglio del cuneo fiscale per alzare i salari? Sì, però intanto già è qualcosa. A me sembra che Landini si affanni a trovare degli appigli, ne trova pochi per criticare questo governo e si sostituisce un po' al capo dell'opposizione, visto che la Schlein, diciamo, non è pervenuta. Detto questo, entriamo pure nel merito. Io credo che prima con la finanziaria, poi anche con la discussione più recente, guardate che noi abbiamo dato soprattutto alle categorie dei redditi più bassi, le categorie più fragili, abbiamo dato delle risposte. In legge finanziaria abbiamo aumentato le pensioni minime a 600 euro, è poco, è fatto tardi, intanto la sinistra è stata al governo per tanti anni e non l'aveva mai fatto. Sul lavoro, il cuneo fiscale. È vero il tema che adesso dobbiamo renderlo strutturale, ci siamo già impegnati a farlo, ma intanto diciamo che la direzione è giusta, perché noi abbiamo dato il cuneo fiscale ai dipendenti medi e medio-bassi come reddito, perché parliamo di stipendi sotto i 35.000 euro lordi, addirittura la premialità maggiore ce l'hanno quelli attorno ai 20.000. Quindi quelle sono le categorie che, avendo un beneficio di 100 euro al mese in busta paga, e sono stipendi da 1.200 euro, vuol dire che di fatto gli abbiamo dato una mensilità in più. Ora la sfida è quella di renderlo strutturato. Benissimo, ci stiamo. Altro tema, noi siamo contro il salario minimo, ma diciamola meglio, noi vogliamo alzare tutti i salari degli italiani, crediamo che la ricetta della sinistra di mettere per legge un salario minimo non sia quella che raggiunge l'obiettivo, anzi paradossalmente potrebbe portare a un livellamento verso il basso di chi oggi è dentro una contrattazione collettiva. Allora quando Landini dice estendiamo il tema delle contrattazioni collettive, controlliamo le sigle sindacali che si mettono al tavolo, io ci sta facendo un ragionamento giusto. Quando diciamo andiamo a verificare caso per caso dove sono gli abusi, e ci sono nell'abuso delle partite IVA, nell'abuso degli stegisti, nell'abuso del sistema cooperativo, la sinistra questo se lo dimentica sempre un po' troppo, allora lì dentro andiamo a vedere gli abusi e correggiamoli, ma non pensiamo, non illudiamo gli italiani che fissando un valore minimo di stipendio questa sia la soluzione. Cosa altrimenti... che però esiste negli altri paesi anche. Però gli altri paesi hanno una contrattazione collettiva che non copre i lavoratori all'80% come noi. Noi tutto sommato abbiamo un valore, tant'è vero che anche le sigle sindacali hanno diverse sensibilità e idee sul tema, ce ne sono anche molti che non sono così d'accordo sul salario minimo, però tutti siamo d'accordo che bisogna alzare, diciamo, gli stipendi. Noi crediamo che vada fatto più attraverso una contrattazione collettiva da estendere a tutti i lavoratori e passando anche dai sindacati, e soprattutto noi i salari si alzano se facciamo crescere il PIL, perché i salari non sono cresciuti al pari di Germania e di altri paesi, perché il nostro PIL non è cresciuto al pari di quelli, c'è una proporzionalità diretta. Quindi legato comunque alla produzione. Ma certo, c'è un tema di produzione più che di redistribuzione. Se noi, la nostra ossessione è rinforzare la crescita del PIL di questo paese, questo trascina con sé tutto, tiene insieme tutto, si assorbe il debito, si alzano i salari, si stabilizza le persone. La nostra ricetta è avere l'ansia da avere una crescita robusta del PIL. Pirondini. Ma parto da una cosa sulla quale sono d'accordo con l'onorevole Cattaneo, ovvero lo spingere sul PIL, no? Però faccio presente che questa cosa era successa perché questo paese ha fatto nel 2021 il 6,7 di PIL e nel 2022 il 3,4, principalmente per una manovra che si chiamava super bonus 110%, che questo governo ha eliminato. Quindi dire che bisogna puntare sul PIL e eliminare e distruggere e mettere in crisi 40.000 aziende italiane che godevano di quella misura è un po' strano, perché non si può demolire la misura che ha portato a un risultato di PIL eccezionale, il migliore nel dopoguerra, e dire che si punta sul PIL. Il PIL lo avete distrutto demolendo il super bonus 110%. Poi non ho mai capito come, mettendo per legge il fatto che non si possa pagare nessuno meno di 9 euro l'ora, possa abbassare i salari. Quello evidentemente lo va ad alzare. Sarebbe importante, secondo me, prendere in considerazione la nostra proposta, che poi è anche di altre forze politiche, del salario minimo, cioè mettere per legge che in Italia non si può pagare nessuno meno di 9 euro l'ora, perché è indecente.
La soluzione che date voi è quella dei contratti nazionali collettivi, che però prevedono anche paghe di 4 euro l'ora. Molte volte si è parlato di quello della vigilanza privata, ma non è l'unico. Questo è un governo che taglia 10 miliardi sulle pensioni nel triennio 2023-2025, nella non rivalutazione delle pensioni, con un'inflazione all'8,3%. Quindi io non ricordo un governo nella storia recente che abbia sparato così tanto sulle persone in difficoltà. Potrei citare il reddito di cittadinanza, in cui si dice a persone che hanno perso il lavoro: arrangiatevi con 350 euro al mese. Io veramente faccio fatica a ricordare un governo che abbia messo più in difficoltà le persone che non hanno niente, che sono in difficoltà, che non voglia tutelare i salari delle persone. Dire spingiamo sul PIL è qualcosa che ci trova in accordo. Il problema è che lo avevamo fatto e loro hanno distrutto la manovra che aveva permesso quel risultato. Tanto spiego che il salario minimo, se uno indica per legge 9 euro e magari ci sono i contratti collettivi, come ce ne sono diffusi, che hanno 12 euro, faccio per dire, no, la maggior parte sono più alti, anche il contratto metalmeccanico, il contratto dell'energia, dei chimici, sono tutti più alti di quella cifra. Ma quelli più alti restano più alti? Sì, ma guarda, il salario minimo qualcuno, vuol dire che non si può pagare meno di 9 euro, chimica, non vuol dire che se uno prende 12 euro deve essere portato a 9. A quel punto potrebbe avere convenienza a uscire dal contratto collettivo e usare il salario minimo. La ringrazio e quindi per la si abbassano, io spieghiamo anche a casa. Ma il salario minimo significa secondo che non puoi pagare meno di un tot, non vuol dire che se lo paghi di più devi abbassare il salario. Secondo te, ma lei non può dire che il 2021 il 6% è stato meglio del super bonus? Si dimentica il paragone, viene fatto sull'anno precedente, dove l'Italia era in lockdown, cioè adesso va bene tutto. Quindi il lockdown ha servito per il PIL, per aumentare il PIL? Non credo. No, guardi, se crolla il PIL del 9% un anno e le aziende sono chiuse e l'anno dopo tu lo parametri sull'anno prima, è ovvio che, voglio dire, hai un rimbalzo. Tra l'altro il rimbalzo dei due anni seguenti ha assorbito di fatto il crollo del 2020. Ma a casa hanno capito, non ci tornerai più di hanno tanto. Hanno capito che qualunque studio rivela che il super bonus 110% ha contribuito. Ma guardi, le invito a leggere Nomis, ma piuttosto che altri studi che hanno evidenziato la forza di quella misura che avete demolito. Possiamo almeno dirci che davanti a così tanti inoccupati, disoccupati, precariamente occupati, la vostra ricetta non arriva? Anche fosse, diciamo, confermato il cuneo fiscale, su questo mi pare che siamo tutti d'accordo, e tra l'altro è, diciamo, una politica che viene anche dai governi precedenti, fatevelo dire da chi non è stato al governo, diciamo, negli scorsi 20 anni, quanto voi, non lo è stato, cioè Alleanza Verdi Sinistra non ha fatto parte per più del 10% degli ultimi governi, degli ultimi 20 anni. Noi abbiamo anche un'altra fotografia di cui non parliamo mai. Di tutte quelle persone che intanto non vanno a votare, di tutte quelle persone che non si sentono rappresentate neanche dai sindacati, di tutte quelle persone, faccio degli esempi, c'è un contratto di genere femminile su due e un part-time involontario. Ci sono 7 milioni di contratti precari. Se ne arriva fino a 9 se mettiamo anche i tempi determinati, che voi rendete ancora più flessibili senza causali. Allora, io dico sommessamente, davanti a chi lavora magari per una finta cooperativa. Siamo tutti d'accordo che le finte cooperative vanno chiuse, perché se c'è un padrone vuol dire che non è una cooperativa. Davanti a cooperative delle pulizie, degli appalti pubblici, si può lavorare per 16 ore, per 21 ore, portando a casa magari stipendi da 400, 500 euro. Guardate che parte anche del tema del reddito di cittadinanza. È lì. Se serviva contro la ricattabilità del lavoro povero, allora vuol dire che funzionava. Allora, siete contro il reddito di cittadinanza? Ci può stare, in politica si possono avere anche visioni opposte, ma che cosa si contrappone al lavoro povero in questo paese? Noi diciamo una nuova legge sulla contrattazione collettiva, in cui finiscano quei contratti pirati, in cui non si possa più pagare a cottimo. Io penso alla vicenda dei rider. È normale pensare che i rider debbano ammazzarsi per arrivare a un salario minimo legale facendo 3-4 consegne perché vengano pagate a cottimo? Io credo che sia sbagliato. Io credo che sia sbagliato un'Italia in cui si lavora o troppo poco o troppo, e in cui oggettivamente lo stato, diciamo, del lavoro è diventato sempre più degradato. Ecco, una risposta collettiva, seppur diversa, dobbiamo darla, ma a tutti, non a una sola parte, non solo a quelli che il lavoro ce l'hanno. Allora, volevo chiedere ad Alfonso Raimo, che è un esperto
è un cronista politico e parlamentare. Intanto questo termine bomba sociale lo sentiamo ripetere spesso, no? Di solito è collegato anche molto all'autunno. L'autunno caldo e la bomba sociale. Questi temi, insomma, io sono seduta a questo tavolo da svariati anni, forse anche troppi, ma li sento sempre, li sento immutati quasi, no? A prescindere, come diceva anche Grimaldi, dai governi che si succedono. E cambia poco. Cambia davvero molto poco. Infatti io capisco, insomma, le forze politiche fanno il loro mestiere, ognuno dà la sua ricetta. Mi pare però che il passaggio di ieri segni in qualche modo un elemento di novità, se posso dire. Perché Meloni riceve i sindacati, voi ricorderete l'incontro al congresso della CGIL tra Landini, che ospita Meloni. Landini prese anche qualche critica per quell'iniziativa. E anche il primo maggio poi, no? E poi il primo maggio. Poi le cose si sono ristabilite perché l'approccio di ieri di Landini è quello che Meloni direbbe pregiudiziale. Lei ha detto alla Presidente, incontrando, non mi stupisce un approccio pregiudiziale, ma io vado avanti comunque, non mi preoccupa. Quello che abbiamo visto all'uscita di quell'incontro è però anche una divaricazione delle forze sindacali. Perché tu giustamente citavi l'autunno caldo. È chiaro che l'ipotesi, per così dire, l'allusione a uno sciopero generale, no? Perché parliamo di quello poi, cioè se le politiche economiche del governo poi meriteranno una bocciatura, diciamo, in autunno con uno sciopero generale. Io, ecco, sentendo ieri per esempio Landini, ma sentendo anche Sbarra, ho avuto l'impressione che non ci siano le condizioni oggi per quel tipo di reazione. Cioè Sbarra ha detto, è stato un incontro importante, riteniamo fondamentale partecipare ai tavoli del governo, siamo qui, grazie per averci invitato. L'approccio di Landini è stato del tutto opposto, manteniamo in campo la mobilitazione. Ecco, questa è anche un po' la sfida che investe le forze, diciamo, di opposizione, cioè come costruire a questo punto... Forse rispecchia anche le forze di opposizione in questo post-voto di cui parleremo più avanti. Esattamente, perché poi riflette anche quel tipo di tematica, cioè quanta difficoltà fa l'opposizione a fissare un'agenda intorno alla quale poi si coalizzino le forze sociali e poi anche le forze politiche. Forse è anche un po' questo il tema. Ci arriviamo dopo. Volevo sentire anche Francesco Giubilei su questa prima parte. Sì, ho ascoltato una serie di cose su cui vorrei tornare. Parto dal tema del super bonus e della crescita. Ora, i dati economici ci dicono che l'Italia nel 2020 ha perso a causa della pandemia il meno 9,6% del PIL, che è un'enormità. L'anno successivo c'è stata ovviamente una crescita che è stata pari al 6,6%. Ora, se la matematica non è un'opinione, mi dice che la differenza tra 9,6 e 6,6 è il meno 3%. Dire che questa crescita è stata determinata dal super bonus mi sembra francamente un'affermazione che nessuno economista confermerebbe, perché c'è stato un rimbalzo dopo un periodo di crescita. Dopodiché misure come il super bonus, che è stata presentata come una misura di cui tutti gli italiani avrebbero usufruito, gran parte degli italiani avrebbero usufruito gratuitamente, in realtà ad oggi, ed è un conto destinato a salire perché ci sono ancora alcuni progetti, alcuni cantieri in corso, è costata 75 miliardi di euro. Se noi in questo paese non cambiamo la mentalità secondo cui il debito pubblico è il debito di nessuno, quando in realtà il debito pubblico è il debito di tutti noi cittadini, perché pesa sulle tasche di tutti noi cittadini, è evidente che da un punto di vista economico rischieremo di trovarci sempre di più in una situazione di difficoltà. L'altro tema che è stato sollevato è quello delle cooperative, e dico con un sorriso a Grimaldi, benissimo, interveniamo sulle cooperative, se però dobbiamo immaginare da quali cooperative iniziare, iniziamo dalle cooperative, per esempio, da molte cooperative, non tutte per carità, da molte cooperative che operano nel settore dei migranti, come per esempio la cooperativa della signora Sumaoru, che solamente dal comune di Roma, solamente dal Campidoglio, ha preso negli ultimi anni 3 milioni di euro. Quindi iniziamo a controllare queste cooperative che molto spesso lucrano sulla pelle dei migranti. No, è così, questi sono i dati del Campidoglio, 3 milioni di euro. Dopodiché, come dobbiamo cercare di intervenire sui temi economici? Dobbiamo cambiare un po' il paradigma, ovvero dobbiamo iniziare a portare avanti delle misure come Italia che siano delle misure a sostegno della crescita. Da questo punto di vista mi sembra che il governo con il taglio del cuneo fiscale sia intervenuto proprio in questa direzione, e bisogna poi intervenire con delle misure che siano a sostegno di quelle realtà che creano ricchezza, in particolare le aziende. Se noi facciamo delle misure che sono delle misure a sostegno delle aziende, è evidente che si riesce a fare in modo che l'economia possa ripartire, senza dimenticare quelle categorie
categorie che purtroppo negli ultimi anni sono state un po' abbandonate. Penso alla classe media che è sempre più impoverita. Il proprietario di un negozio in una provincia italiana fino a qualche anno fa era classe media, ad oggi invece nella migliore delle ipotesi riesce ad arrivare alla fine del mese, nella peggiore delle ipotesi è costretto ad abbassare la cera cinesca, ed è quello che accade in gran parte dei centri storici italiani. Concludo dicendo che un ultimo passaggio fondamentale, e lo testimonia un po' anche il risultato delle amministrative, è però non dimenticare i ceti più deboli. Abbiamo in Italia una povertà crescente, da una fetta della popolazione che o è disoccupata oppure lavora ma ha delle condizioni che sono delle condizioni di lavoro vicine alla soglia della povertà, e bisogna fare in modo che tutti questi italiani, che sono ai noi milioni di persone, non siano dimenticate. Allora, Grimaldi forse voleva aggiungere qualcosa. No, lo ripeto solo perché fa comodo, diciamo, tirare vicende che in qualche modo non c'entrano con quello che, con l'oggetto, anzi c'entrano, lo ripeto, se le cooperative hanno un padrone o una padrona vuol dire che già di per sé non sono cooperative, quindi se sono cooperative finte vanno chiuse in tutta Italia, e serve una legge che non c'è, che non esiste, che le controlli e che dica che ci deve essere un azionariato dei lavoratori e delle lavoratrici. E perché non è mai stata fatta? Guardi, lo dice da una forza, ripeto, che non è stata al governo. Io la farei, io dico solo che la farei, e direi anche che non si può fare dumping su altre imprese utilizzando il grande strumento della cooperazione per finta, solo per abbassare i salari. Esatto. Io sono per una nuova legge in questo senso. Qua c'è una e la sfida, esatto. Ma io sono d'accordissimo. Sinistra, estrema. Tutti, anche Giubileo. Bisogna però finirla, io lo dico, anche sulla vicenda migranti, bisogna finirla di esternalizzare, diciamo, la cura di quella vicenda, di esternalizzare verso le prefetture il pagamento di quella vicenda, scaricando addosso su cooperative spesso non patrimonializzate il fatto che non le si paghi per 6 mesi, per 1 anno, ma sarà mica normale. Sarà mica normale dargli dei contratti collettivi nazionali ad educatori a meno di 5 euro. Sarà mica normale pagare una maschera meno di 6 euro. Sarà mica normale che i nostri... Faccio un esempio molto semplice. Pensate alla vicenda degli Uffizi. Pensate alla vicenda, diciamo, di una grande città italiana come Firenze. Guardate che lì la produttività c'è, c'è gente che ne guadagna dai turisti, c'è gente che continua a aprire ristoranti, che si compra i SUV, e poi paghiamo le maschere che tirano, diciamo, quel sistema, 4,50 euro, utilizzando delle cooperative. Ecco, io sono d'accordissimo. Possiamo anche, dobbiamo rivedere abbiamo quel sistema. Un punto di... rivediamoci in Parlamento, ma facciamo, però. Io sono d'accordissimo, facciamolo. Questo è un tema su cui, per esempio, possiamo benissimo essere d'accordo. Andare ad aggredire le distorsioni, perché è una cooperativa vera, siamo tutti d'accordo, che debba, dove c'è un azionariato vero di ogni lavoratore. Certo. Altri che fanno appunto anche concorrenza sleale con piccole imprese è un altro tema. Come dite voi, noi siamo pronti, senza infingimenti, e vogliamo che le lavoratrici e le lavoratori... Poi ovviamente su altre cose non invece non sono d'accordo. Perché ma non dobbiamo essere d'accordo. Dovesse essere d'accordo. Questo paese poi si mette d'accordo sulle cose, non va bene. Prima parlava per esempio della reintroduzione delle causali o non causali. Su quello noi crediamo che il decreto dignità che era stato fatto dal primo governo Conte abbia creato più precariato. È proprio un esempio in cui l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Cioè, voi, il titolo è condivisibile, cerchiamo di aggredire, diciamo, di dare dignità al lavoro. Avete tolto le causali, morale, invece che durare 3 anni il precariato dei ragazzi è durato 2 anni, addirittura uno. Cioè, abbiamo aumentato la frequenza con cui questi contratti nascevano e morivano. Noi invece vogliamo una vera stabilizzazione. Sul decreto dignità, volevo mettere in guardia il collega, perché erano d'accordo anche sul super bonus prima delle elezioni, sul super bonus da FonteMEF e della memoria consegnata in audizione alla Commissione Bilancio della Camera, i dati precisi sono del 6,7% di crescita del 2021, solo l'1,2% deriva dal super bonus e dal bonus facciate. Non è che poi abbia inciso... Beh, mi pare che, prendendo questo dato, mi pare che la crescita stimata quest'anno sia di questa, quindi evidentemente... Sì, però sul 6,7 incide l'1,2. Sì, beh, ci sono diverse voci su questo, ma se anche fosse,
parliamo di una crescita non indifferente, parlando di una misura che peraltro porta con sé 18 indotti, porta con sé molto lavoro. Si sa, quando si investe sull'edilizia si investe in tanti settori. Sì, ci sono state anche diverse truffe, le truffe sono state sul bonus facciata, non sono state sul bonus, questo è acclarato, non sono state sul bonus 110, perché il bonus 110 è stato uno dei pochi che prevedeva i limiti di spesa. Io sono stato favorevole, noi siamo stati favorevoli, ma infatti solo lo spiego. La Meloni prima delle elezioni diceva che avrebbe difeso le aziende, che avrebbe permesso di disincagliare i crediti. Quindi, però uno dice il 110% è stata una misura molto forte, cioè l'idea che tu ristrutturi casa e non paghi niente, come dire, solo i 5 Stelle potevano pensare che fosse un'iniziativa che dura in eterno, che dura in eterno. È ovvio, noi abbiamo sempre detto, è come tu hai un corpo malato, che è l'Italia, che è l'edilizia del nostro paese, do un antibiotico, arrivavano capitolati assolutamente gonfiati. Poi questo ha creato, questo ha determinato delle bolle di prezzi, ha contribuito, ha concorso, non solo quello, all'aumento dell'inflazione. Però noi non rineghiamo, in un tempo diciamo limitato e ben definito, è stata un'iniziativa positiva. Poi sapevamo tutti che doveva finire e dobbiamo ora, il lavoro da fare è nuovi bonus più bassi, strutturali, che dai anche la certezza al cittadino, all'impresa, di avere 10 anni in cui lui sa che avrà questo tipo di beneficio e che concorrano anche ai risultati, ad ottenere i risultati della transizione energetica. Il super bonus doveva essere così. Non strutturale? Non era previsto per sempre, era previsto con un decalage già fin dall'inizio, quindi era la nostra idea iniziale. Io ricordo che Draghi pose attenzione proprio su questo aspetto, cioè parlò il ministro dell'economia dell'epoca della più grande truffa allo Stato italiano degli anni recenti. Draghi pensò di demolirla quella manovra. Pensò di demolirla, di correggerla molto, perché secondo me è innegabile che il superbonus col 110% di rimborsi, insomma, ha fatto esplodere il mercato delle materie prime, i prezzi delle materie prime. Ma non è vero, le materie prime sono aumentate più in quasi tutti gli altri paesi europei. Non avessi avuto condizione diretta di questa cosa, avrei creduto. Credo che siamo gli unici due che ho già capito che non abbiamo accettato proprio per senso etico il super bonus. Un riassunto che forse dovrebbe fare un po' storia. Cioè, se la finissimo coi bonus e iniziassimo delle politiche, la visione del bonus, politiche più lunghe, per cui c'è anche una certezza. La cosa che mi dispiace di questo governo è che di fatto ha messo in dubbio quello che lo Stato italiano aveva messo sul piatto, e questo che è sempre sbagliato, cioè cambiare le regole in corso è sempre sbagliato. Però traiamo diciamo anche lì una lezione. Possiamo dirci che dovremmo comunque in politiche strutturali partire sempre da chi ha meno, chi non ha possibilità? Il tema dello sconto in fattura è fondamentale, perché se uno le risorse non ce l'ha e non può scalare dalle proprie tasse una ristrutturazione, come fanno le classi, diciamo anche lì, più povere, meno agiate, a mettere in campo degli investimenti? Lo sconto in fattura va rimesso in campo in qualche modo. Non sarà formula di bonus, ma troviamo anche lì ma dobbiamo trovare una soluzione, però. Certo. Perché sennò, soprattutto gli edifici più fragili, quelli che sono più vecchi, quelli che hanno più necessità, diciamo, perché hanno delle famiglie alle spalle che non hanno quella possibilità di investimento, come faranno in futuro? Allora, anche lì, non piace il 110, troviamo una formulazione che però parli intanto di due cose. Uno, della fine dell'era fossile, e quindi che in qualche modo vedano l'energia alternativa fotovoltaica al centro, e il risparmio energetico. Queste due cose, anche lì, troviamo dei terreni comuni, anche fra maggioranza e opposizione. Dicendo in che cui il bonus, cioè distinguiamo il bonus se è l'una tanto la mancetta, noi siamo d'accordo di toglierli. Ma io sono quando invece il bonus, io sono contro la politica del bonus. Però questo non è il bonus, questo è uno sconto in fattura. Guarda che la leva fiscale utilizzata in edilizia ha funzionato benissimo, sia finché era il 45%, poi è diventata 55% per rifare gli infissi. Mezza Italia ha rifatto gli infissi, la caldaia a condensazione e il riscaldamento a pavimento. Queste cose devono essere tornate a essere incentivate, e i crediti che possono essere ceduti è l'unico modo. Non sono d'accordo però sul dire apriamolo solo ai redditi bassi, perché io credo, come ha detto prima anche Giubilei, che in questo paese c'è anche una classe media che ha un po' più potere di spesa, che va messo in circuito questo potere di spesa, e che è quella che in questi
Bastiani ha pagato per tutti. Ecco. Ma non ho detto questo però solo per precisione. Io dico che mentre sulle classi medio-alte, per me e per te, diciamolo così, per me e per te, va benissimo toglierlo dalle tasse nei prossimi 10 anni. Per chi invece quei soldi non ce li ha, perché non ha abbastanza capienza, rintroduciamo lo sconto in fattura e troviamo un modo più intelligente. Va bene, ne parliamo dopo la pubblicità, perché nel frattempo, mentre noi parliamo di bonus, super bonus, palazzi da rifare, infissi, c'è chi vive in tenda. Allora, c'è poi una fetta di popolazione che ha sollevato un tema nelle settimane scorse, i ragazzi, no? con le tende, con il loro vivere in tenda di fatto, perché una stanza costa troppo, soprattutto a Milano. E il nostro Carmelo Schirinà è andato e tornato proprio a Milano, dove si sperimenta anche qualcos'altro. Vediamo. Ciao, sono Ivan Zeduri di Udo Milano e sono qua insieme alla Terna Sinistrorsa davanti alla tenda che Ilaria ha piantato davanti al Politecnico. Sono Anna di Udo Firenze, oggi come anche ieri noi di Udo siamo qui a protestare. Sempre più cari gli affitti anche qua a Cagliari, che rispecchia il trend negativo in tutta l'Italia. Tenda su tenda, da Milano a Firenze, da Cagliari a Pavia, le storie degli studenti rimbalzano da un social all'altro. Il costo degli affitti nelle grandi città diventa sempre più insostenibile, dicono, e i fondi del PNRR, che si potevano utilizzare anche per il diritto allo studio, sono un'occasione sprecata. A Milano, dove gli affitti delle case sono ai massimi storici, nelle zone vicino al centro si arriva a pagare anche 800 euro per una stanza singola, un progetto della statale punta all'ampliamento delle residenze che hanno costi d'affitto molto bassi per gli studenti a basso reddito, per includere anche la fascia media. Ciao, piacere Pasquale. Ciao. Questa è la tua stanza? Questa è la mia stanza. Tu quanti anni hai? Ho 23 anni. Vengo da provincia di Crotone, Petira Policastro. I tuoi genitori che fanno? I miei genitori, mio padre è bracciante agricolo, mia madre è attualmente casalinga. E qui studi? Studio giurisprudenza. Qui paghi quanto? Qui pago 250 euro mensili. Sarebbe molto meglio se tutti quanti e tutte quante potessero beneficiare, non essere soltanto idonee, ma anche beneficiarie del diritto allo studio e del diritto di avere una casa. Senti, il governo vi sta aiutando secondo voi in questo? Non penso proprio. Non sta dando respiro sicuramente alle famiglie meno abbienti, studenti e studentesse, persone che non possono più vivere in città grandi, città in cui ormai c'è la vita accademica, e sicuramente le università oggigiorno non sono più le università d'élite, sono le università di massa, quindi il governo dovrebbe capire questo. Come Università degli Studi di Milano abbiamo 1.286 posti letto dedicati agli studenti aventi diritto al DSU. Cresceranno ancora, ne avremo 150 posti letto in più l'anno prossimo e l'anno successivo andremo fino a 2.000. Poi c'è la fascia media, cioè quelle famiglie che hanno un reddito normale ma dove i genitori non possono permettersi una stanza da 800 euro a Milano. Ecco, lì cosa si può fare? Penso che questa fascia media al momento sia paradossalmente quella più in difficoltà, perché è quella che non ha nessuna tutela. Sicuramente i fondi del PNRR devono essere utilizzati al meglio, abbiamo ancora 660 milioni a livello nazionale per realizzare altri 52.000 posti letto circa. Dobbiamo fare in modo che ci sia la fascia del diritto allo studio, la fascia media a costi calmierati e poi una fascia a mercato libero. Io penso che le proteste proposte degli studenti debbano essere ascoltate. È un problema serio al quale dobbiamo dare una risposta. Ha ragione, è un problema serio al quale dobbiamo dare una risposta e questo in qualche modo va in quella direzione. Tra l'altro, insomma, i soldi poi ci sono. È che spesso scopriamo che non riusciamo o non vogliamo, comunque non siamo in grado di spenderli. Francesco, vengo da te e tu sai perché? Perché ha fatto molto discutere ai tempi della prima parte della protesta un tuo tweet, no? Che non era proprio
carinissimo, diciamolo, se invece di passare le loro giornate a fare il campeggio in tenda fuori dalle università, certi pseudo studenti passassero il tempo a studiare, potrebbero costruirsi un futuro migliore, come fanno migliaia di giovani, tanti pendolari che con sacrificio frequentano l'università. Ovviamente però il tema non è solamente dei pendolari che abitano a mezz'ora o insomma poco fuori le università di riferimento. Ti sei pentito un po' di aver sintetizzato così il tuo pensiero? Mi sono pentito, poi i tweet chiaramente implicano una sintesi che non permette di spiegare, ma poi l'ho fatto in tante occasioni e sono felice di rifarlo anche questa mattina. Ma il senso di quel tweet e in generale il mio pensiero sull'argomento è questo, che è evidente che il tema del caro affitti è un problema serio, è un problema che esiste ed è un problema che riguarda milioni di giovani italiani, quindi il problema c'è. Ora, partendo dal presupposto che esiste questo problema, dobbiamo però interrogarci su come risolvere questa problematica e soprattutto dobbiamo anche fare dei distinguo. Parto da come provare a risolvere, e è stato proposto in queste settimane, in particolare nei primi giorni della protesta, c'è chi ha detto replichiamo un modello che è simile a quello avvenuto per esempio in Catalogna, in cui si è detto sostanzialmente andiamo quasi ad espropriare gli edifici, gli appartamenti che non vengono affittati. Altri hanno detto no, dobbiamo intervenire sulla proprietà privata e dire ai privati a quanto affittare un appartamento. Ora io credo che se io ho un appartamento, me lo sono comprato regolarmente, affitto con un affitto regolare, devo essere libero di affittarlo a quanto voglio. La soluzione quindi non è intervenire sulla proprietà privata, la soluzione è aumentare anzitutto le borse di studio per chi è realmente ha delle difficoltà a poter accedere a degli alloggi privati. In secondo luogo, aumentare quelli che sono gli alloggi pubblici, quindi gli studentati, che sono purtroppo molto spesso carenti, anche intervenendo per esempio sulle occupazioni, perché nel solo comune di Roma il comune spende 10 milioni di euro l'anno, 72 milioni di euro negli ultimi 10 anni, a causa di edifici che vengono occupati, si potrebbero sgomberare, utilizzare per esempio per gli studenti, ma non solo, quindi intervenire sull'edilizia pubblica. E poi c'è un altro distinguo che è anche un po' il senso di quel tweet, che un conto è lo studente che è realmente fuori sede, che noi dobbiamo aiutarlo, e quindi lo studente che vive a 200-300 chilometri. Un altro conto è lo studente che, e cito delle dichiarazioni che potete tutti trovare, che sono state fatte nelle ore della protesta, c'era una studentessa che è diventata anche un po' virale, che diceva no, io da Seregno tutte le mattine non posso arrivare a Milano. C'era un altro studente che diceva no, io ho trovato a casa a Roma, però l'ho trovata a Laurentina, e Laurentina è troppo distante dalla Sapienza. Allora io credo che queste dichiarazioni siano anche offensive nei confronti di tanti lavoratori, di tanti pendolari, e sono offensive anche nei confronti di chi è realmente fuorisede. E poi faccio notare che è lo Stato italiano a dire che il fuorisede è chi vive oltre 100 km all'università, e secondo la Regione Lazio chi vive oltre 50 km all'università. Quindi il mio distinguo era tra chi è realmente fuorisede e chi invece dice no, è un viaggio estenuante fare tutte le mattine in treno e la Dispoli Roma, e mi sembra che un giovane di 20 anni dire che sia estenuante fare il pendolare quando ci sono persone che hanno più di 60 anni e lo fanno tutti i giorni, ci sono anche ragazzi del liceo che si svegliano molto presto e vanno magari perché nella loro vicino al loro paese non c'è la scuola o il liceo. E tu hai mai protestato per qualcosa? Io ho protestato con altre modalità, non ho mai fatto occupazioni e ne sono anche fiero, ne sono anche orgoglioso di non aver mai fatto occupazioni, però chiaramente ho protestato per tante cose, non ultimo al Salone del Libro di Torino. Quindi ecco, pochi, sì, no, quello, vabbè, quello diciamo tu, non eri tu quello che faceva la protesta. L'hai subita in qualche modo, però questo ci riporta, no, Alfonso, a una fetta di popolazione che comunque, forse anche per alcuni, come in questo caso dice Giubilei, ma mi vengono in mente anche i ragazzi di ultima generazione, che con metodi sbagliati, certamente, perché insomma poi sono metodi sbagliati, però stanno tentando, e questo è innegabile, di segnalare a questa generazione alcuni temi. Alcuni temi, dei problemi. Poi all'interno ovviamente ci sono non sempre
No, però è così, di fatto è così. Sì, e diciamo invocare l'intervento dello Stato poi secondo me deve vedere anche una sensibilizzazione di tutte le fasce sociali, mi spiego. In una città non è il problema di tutta l'Italia, ma è il problema delle grandi città. Delle grandi città, certo. Essendo il problema delle grandi città, all'estero, per esempio, usano la leva fiscale soltanto localizzata per quelle città, per esempio a Berlino fanno così. Si potrebbe fare nelle città in cui, per esempio, il numero di appartamenti sfitti, cioè di proprietà ma non affittati, che quindi significa che sono seconde, terze, quarte case, è molto alto. Sono idee, però la politica dovrebbe in qualche modo interessarsene, diciamo. Prego. Ma io ho avuto la possibilità di fare il sindaco in una città universitaria come Pavia, 70.000 abitanti, 30.000 studenti. Allora, il problema è vero, ma le soluzioni che si sono sentite sono un po' vecchie, nel senso qua tutto diamo i fondi pubblici, sistemiamo le caserme, il demanio che le dà. Però ho visto Milano, i fondi ci sono per realizzare degli mini appartamenti da 250 euro. Ma quel lavoro lì lo possono benissimo fare i privati senza spendere un euro di soldi pubblici. C'è una partnership pubblico-privato. Casualmente io oggi pomeriggio incontro diverse SGR, che sono i gestori del risparmio, che proprio sono ansiosi di proporre al governo e a questa maggioranza dei metodi con cui questo risparmio può andare sulla creazione di studentati, per esempio. Se uno fa, certo che devono essere pensati fin dall'inizio con quella destinazione d'uso. Se un comune, per esempio, ha delle zone anche proprie o dell'università, tu le puoi destinare a servizi universitari con il vincolo di darli poi agli studenti, non fai pagare oneri di urbanizzazione, ne fai pagare molto meno. Il concetto già dell'edificato è fatto con piccoli alloggi, spazi comuni e quindi c'è anche un risparmio. Tutto ciò genera il fatto che a valle si riesce a dare quell'appartamento a una cifra inferiore, c'è un margine anche per i privati e tutto si tiene. Ma ci sono già tanti casi. Diciamo che il 3% della popolazione universitaria vive in studentati di questo tipo. La media europea è attorno al 6-7%. Vuol dire che possiamo raddoppiare subito questa quota e costa zero allo Stato e i privati vogliono investire in questo settore. I soldi pubblici io li spenderei piuttosto bene sul diritto allo studio. Questo sì, anche il concetto del collegio universitario, per esempio, io credo che possa tornare. Perché oltre a dare una risposta su quanto paga un ragazzo che arriva è meno, gli dà anche l'occasione di vivere in un contesto unico dove hai un valore aggiunto della tua educazione, al di là dell'avere un posto dove dormire. E poi ci sono altre iniziative. Io per esempio ho perso, al contrario dell'esproprio proletario che qualche folle ha proposto, piuttosto diamo degli incentivi fiscali mirati per i piccoli proprietari immobiliari, che in questo modo raggiungi due obiettivi. Uno, che emerge nero, perché c'è anche un po' di nero in questo settore e non va bene. E due, riesce a calmierare appunto il... Perché mettiamoci anche l'affitto, mettiamoci nei panni del piccolo imprenditore immobiliare, perché non lo dà? Perché a volte fare un contratto d'affitto è quasi come sposare uno. Oggi fai più svelto col divorzio breve a divorziare che non a far sloggiare uno che non ti paga l'affitto. C'è anche questa realtà. Mi sono occupato, sì, mi sono occupato di diritto allo studio per metà della mia vita, sono stato un rappresentante degli studenti proprio all'ente al diritto allo studio in una città come Torino in cui il raddoppio delle residenze studentesche ha fatto sì che in qualche modo diventasse un attrattore di studenti da tutta Italia. Fatemi dire però una cosa. In Italia ancora oggi il diritto allo studio universitario passa attraverso le regioni italiane in cui ci sono, come dicevano gli studenti, troppe idonei non beneficiari, cioè non vincitori, quindi formalmente dovrebbero prendere una borsa di studio e non la prendono. Faccio una proposta al governo e alla maggioranza. Togliamo in qualche modo la partita delle borse di studio in cui non ci deve essere dumping fra le regioni, cioè chi paga il 100%, chi l'80%, il 70%. Le borse di studio lo paga lo Stato, per tutti, in tutte le regioni italiane, così evitiamo polemiche del leghista di turno che dice no, pago solo quelli miei, quelli piemontesi, quelli del nord. No, si pagano tutte le borse di studio a chi ovviamente è capace e meritevole anche se privo di mezzi. Cosa lasciamo alle regioni? Il welfare studentesco, in cui mettere in campo delle risposte a partire dal fatto che i soldi del PNRR non devono essere sprecati, perché forse non comprendiamo l'indignazione degli studenti lì davanti, perché ci sono 60.000 posti che dobbiamo in qualche modo mettere in campo
nei prossimi anni. Dico solo due cose velocissimo. Uno, in questa vicenda c'è la vicenda del Airbnb economy. Sì. Cioè sempre di più nelle grandi città italiane, anche per avere un reddito in più, gli italiani che cosa fanno? Si autosfrattano anche dai propri appartamenti più centrali, li mettono a reddito e se ne vanno in via. Questi, diciamo, e poi ci sono quelli che fanno le speculazioni. Ecco, vogliamo ragionare a livello parlamentare di una legge che regolamenti quell'economia sommersa e che spesso elude le tasse? Ci hanno già ragionato e non mi... Sul decreto aiuti che io ero il relatore, alla finale della passata legislatura, è stato fatto, tra l'altro molto controverso, molto contestato, una norma per vincolare nei centri storici di città come Venezia, Firenze, Roma stesso, che diciamo, è stata una prima regolamentazione per dire insomma che l'affitto breve deve avere delle regole, altrimenti si svuotano i centri storici, diventano dei parchi giochi e anche quel tessuto autentico, no, del fiorentino che vive a Firenze. Sono d'accordo, ma i buoi erano già scappati, quindi bisogna ritornare, diciamo, su quella veloce veloce Pirondini, poi riprendiamo, ma devo andare pubblicità. Il tema è quello del diritto allo studio, evidente. Però questi ragazzi hanno contestato anche la presenza, per esempio, di Schlein quando è andata, no, come dire, venite qui a fare la passerella. Ma il tema c'è e c'è da molto tempo. Non Conte, devo dire, visto che vogliamo entrare in questo, in questo ambito. Però il problema c'è, cioè se il tema è quello del diritto allo studio, è evidente che un problema ci sia, perché dover affrontare quel tipo di affitto, se vuoi studiare una grande città italiana, una grande università, è evidente che va a limitare il tuo diritto allo studio. Quindi questo è un problema e non credo che sminuire, ridicolizzare un po' questo tipo di protesta sia utile. Forse sarebbe meglio a volte scusarsi se si dice qualcosa di errato e non tentare di fare una toppa che è peggio del buco. Anche dire, credo che la fonte sia la stessa, sono i genitori che hanno l'obbligo di dover pagare l'affitto ai figli, vorrei dire grazie, probabilmente lo sapevano anche i genitori, ma farei notare che in Italia probabilmente molte famiglie non riescono a sostenere i figli che studiano fuori sede e il problema non è soltanto legato allo studio degli affitti, ci sono molti casi, ma sicuramente li conosciamo tutti, di ragazzi neolaureati che magari vanno a lavorare in un grande studio di nome con partita IVA, mai assunti, magari a 1.200-1.300 euro lordi al mese per lavorare in uno studio importante e poter scrivere nel curriculum ho lavorato in questo studio, ma magari pagano una stanza a Milano 800 euro. Questo vuol dire che vanno a lavorare gratis. Assolutamente sì. Pubblicità, poi rientriamo e questo ci porta anche a un'analisi ovviamente delle elezioni amministrative. Sono convinto che la Meloni non si batta con i campi larghi, la Meloni si batte con un'idea diversa di paese, con un'idea diversa di paese che è quella che per esempio abbiamo messo in campo oggi, raccontando quello che per noi è un disagio esistente e offrendo anche delle soluzioni, perché fare opposizione dicendo non va bene, questo non va bene, siete incapaci, inadeguati, è sicuramente un primo passaggio, ma se vuoi dare una prospettiva concreta ai cittadini e offrire una speranza, devi dire anche di fronte al problema dei mutui che sono arrivati al 65%, come interverresti. Allora Alfonso, così ieri Conte, che ha detto una cosa precisa, la Meloni non si batte con il campo largo, sembra quasi una risposta già alla Schlein che giorno dopo ha detto dobbiamo metterci insieme tutti altrimenti non ce la facciamo. E adesso noi abbiamo un orizzonte che è quello delle europee, no? Sì. Dove sarà molto importante, però è anche vero che il Movimento 5 Stelle da una condizione di debacle comunque in queste ultime amministrative e anche le precedenti può dire niente campo largo? Un po' anche... È una tattica, diciamo così, per arrivare poi a... È chiaro che è un po' un cammino obbligato in vista delle europee, perché essendo quella una elezione a quel proporzionale, credo che quello sarà il momento in cui si peseranno davvero all'interno di questa coalizione, non coalizione. Il rischio qual è? È che questo voto consegna comunque un'indicazione ai partiti. Le zone rosse, no? Evaporano perché non c'è più quel voto di appartenenza, cioè non c'è più un voto che tu puoi dire... È il voto di tradizioni, tanta gente che mi ha sempre votato, sta lì e lo mantengo.
anche nell'elettorato di centrosinistra, di fronte al fatto che una coalizione si presenta, tra virgolette, meno credibile dell'altra, l'elettore si sente libero di votare chi vuole. Lo dico con una cosa che mi ha detto un segretario di partito di centrosinistra ieri. Andavamo in un posto a presentare un sindaco, ma io dovevo parlare alle 3. Saravamo tutti lì, Conte un'ora dopo, la Schlein un'ora dopo ancora. È chiaro che il cittadino che deve votare il sindaco dice, ma no, è poco credibile una proposta del genere. Tant'è che ha vinto il sindaco dove che non ha voluto i leader, no? A Vicenza. È vero che possa mai ha detto, ragazzi, se questo è lo spettacolo, esatto. Grazie, come se avessi gradito. Però il tema è proprio quello, perché lui dice ci vuole un'idea di paese. Il problema è che l'idea di paese dovrebbe stare alla base del campo largo, cioè la dovresti avere prima, insomma, un'idea di paese. E dovrebbero almeno averla più o meno tutti uguali, ma non la hanno. O quantomeno mettersi lì e discuterne, cioè fare in modo che la politica sia appunto confronto, elaborazione e proposta agli elettori. Ma a me pare di capire che invece siamo ancora nella dimensione della competizione uno contro gli altri. Ed è il problema soprattutto di Elly Schlein, perché guidando il partito più grande non si pone come il federatore. Oggi c'è un'intervista di Prodi che sì, la bacchetta in qualche modo. Lei non si pone come il federatore, ma come quella che porta avanti una linea che in qualche modo gli altri vivono come una concorrenza. Un po' prende voti dai 5 Stelle, un po' li prende a sinistra. Probabilmente, diciamo, una sua leadership più accomodante in qualche modo favorirebbe anche la coalizione di centrosinistra, io credo. Pirondini, qual è, diciamo così, la vostra difficoltà ormai, soprattutto sui territori, no? Che è un po' un paradosso, perché il Movimento 5 Stelle nasce dai meetup e dai territori con un'esplosione, un successo che tutti ricordiamo. Oggi diventa il vostro punto debole. Ieri sera Di Battista di martedì, insomma, ha fatto critiche molto dure al Movimento di essersi trasformato in qualcos'altro, e questi sono i risultati. Allora, il tema legato alle amministrative è un problema che abbiamo da prima di oggi, e penso che il miglior modo per risolvere un problema sia intanto riconoscerlo. Quindi lo abbiamo, quel problema, ed è anche per questo che proprio in questi giorni sono stati certificati 84 gruppi territoriali nuovi sui territori, proprio per tentare di consolidarci sui territori, per avere maggiore forza in questo senso. Quello che dice Giuseppe Conte, secondo me, è qualcosa di giusto, cioè lavoriamo sui temi, parliamo sui temi, anche su possibili rapporti con altre forze politiche sui territori, ragioniamo sui temi, perché se non c'è chiarezza su quello non ci può essere chiarezza poi su altro. Però lo avete fatto ed è stato il vostro successo, no? Indubbiamente il reddito di cittadinanza, ne dico uno per tutti, parlavamo prima del superbonus. Che cos'è che oggi non funziona più? Ma allora, intanto noi abbiamo sempre fatto delle scelte, intanto. Non abbiamo mai accettato persone che portassero con loro pacchetti di voti, non abbiamo mai puntato sul nome particolarmente noto, abbiamo presentato spesso dei candidati sindaco che erano totalmente sconosciuti. Io sono stato un esempio nel 2017 a Genova, quindi non abbiamo mai candidato a persone che già di loro portavano del consenso. Però il tema è, se si vuol fare un ragionamento con altre forze politiche, farlo su temi che vanno da temi nazionali o internazionali, perché non riguardano magari il piccolo comune, ma aiutano a delineare una linea politica, ai temi anche microlocali. Cattaneo ha fatto il sindaco, io arrivo da un consiglio comunale, la gestione dei rifiuti, ad esempio, è un tema che tutti i comuni si trovano ad affrontare, che è un problema per tutti. Come li vogliamo gestire? Non lo dica a noi, guardi. Li vogliamo gestire continuando a bruciare i rifiuti, a fare nuovi inceneritori, o vogliamo andare nella direzione dell'economia circolare, della raccolta differenziata, del riuso, del recupero della materia? Cioè, anche questi sono temi che vanno chiariti prima per poi poter parlare con altre forze politiche. Diversamente, se il tema è semplicemente quello del campo largo, che vuol dire somme di voti, secondo noi non è particolarmente interessante come progetto. Grimaldi, per voi il campo largo? No, però mi faccia dire una cosa, perché sembra sempre che la sinistra ha questa spocchia incredibile, e adesso non vorrei che arrivasse anche al mondo 5 Stelle, per cui sembra sempre che siano gli altri a non aver capito. La sinistra ha perso questo turno elettorale.
appunto la sinistra larga, il campo largo, il piccolo, stretto, cioè l'ha detto, siamo passati, perché è stata la premessa, faccia finire, è stata la premessa del mio discorso, fammi finire, però è stata la premessa del mio discorso, la premessa, però nella tua premessa manca la vera premessa, se parliamo di sport allora puoi dire che la vera premessa la fai tu, ma me la devi fare, ma te la faccio fare, ma ti dico la premessa, noi abbiamo regalato il governo del paese non più di 6 mesi fa grazie alla divisione fra centrosinistra e Movimento 5 Stelle e ci sono davanti, chiama Letta, diciamo, dillo Letta. Ma infatti se mi facevi finire ti dicevo che secondo me la prima cosa che bisognerebbe fare è la cronaca di una sconfitta annunciata, perché davanti al fatto di aver regalato il paese al governo più di destra mai visto non si può un giorno dire che siamo a rischio la tenuta democratica, che decreto dopo decreto si sta svuotando il Parlamento e poi non ci si ricorda che tutto perché ci siamo presentati disuniti e senza un progetto alternativo di governo, sapendo che andavamo a perdere. Queste cose gli italiani le sanno e ci hanno punito e ci ripuniranno ancora, ancora e ancora se noi pensiamo che la sinistra viene dall'alto, non viene dal cambiamento della leadership, non viene dal Lichlein, non viene, diciamo, neanche dall'accordo fra il Lichlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è che ci vuole una sana autocritica e dirci cosa non ha funzionato. Ed è chiaro che davanti a delle europee in cui ognuno giocherà a fare il suo risultato proporzionale, c'è il rischio che quest'anno le opposizioni si dimentichino che invece di dirsi cosa non ha funzionato prima, tendono a dire vabbè, c'è un altro anno davanti, poi vediamo. Per costruire. Poi vediamo se è vero che abbiamo davanti una crisi sociale come questa. Se abbiamo, faccio un esempio proprio sull'Europa, le destre che per la prima volta vogliono ritardare la transizione ecologica, noi dovremmo essere uniti per dire la piena e buona occupazione si fa con la transizione ecologica, si fa non solo confermando le politiche dell'Unione Europea ma dicendo in tutti i paesi che dobbiamo inchiodare i vari rappresentanti anche del settore diciamo automotive, penso a Stellantis, ma sarà normale che la FIOM ad andare a Parigi e non è il nostro governo a dire Tavares, cosa facciamo degli occupati italiani, cosa facciamo dell'indotto italiano? La destra ha una ricetta, dice guardate ritardiamo la transizione perché sono a rischio i posti di lavoro, io dico che i posti di lavoro sono già a rischio oggi, la cassa integrazione sull'automotive è già da più di 10 anni, noi dobbiamo essere uniti per avere un'idea di transizione che porta piena a buona occupazione, quindi sono speranzoso, sì, se Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni non solo trovano il modo di riparlarsi, di fare opposizione insieme, ma trovano un modo di rappresentare... Manca un elemento, l'area più riformista moderata la teniamo dentro? L'area più riformista e moderata però anche lei davanti a una scissione alle porte deve scegliere. Intanto fa parte delle opposizioni o no? Spesso diciamo, l'abbiamo vista applaudire, votare col centrodestra, legittimo per contenuti, legittimo. Ogni tanto però invece che passare il tempo a sorridere, a fare la polemica col li ho visti in questi mesi, giocano diciamo a divertirsi, c'è poco da divertirsi, posso dire questo, decidano cosa vogliono fare, vogliono costruire con noi un'alternativa, io sono pronto a discutere con tutti se si vuole dare un'alternativa, ma in un'idea di paese chiara. Però Alfonso, anche all'interno del PD appunto non è così semplice e diciamo le insofferenze stanno venendo fuori adesso più che mai perché c'è stata questa batosta, mettiamola così, perché no? Non è un partito noi monolitico, che cosa diciamo. Siamo appunto? Siamo per la guerra oppure no? Siamo per l'Ucraina oppure no? Siamo per la patrimoniale oppure no? L'utero in affitto sembra che ci sia già una posizione in campo. È difficile insomma il compito per Schlein adesso. È difficile, lei forse dovrebbe approcciare in maniera diversa tutta questa tematica perché, torno a dire, bisogna poi andare sui programmi. Io faccio ancora l'esempio di Prodi, forse molti lo ricordano come un esempio non riuscito. Però almeno ci fu la buona volontà. Io mi ricordo l'Unione di Prodi, 14 partiti, 241 pagine di programma. Mi ricordo i PACS, non so se ricordate i PACS, queste come formule. No. Allora, l'esperienza c'è. Non bisogna ripetere gli stessi errori, cioè non bisognerebbe arrivare all'ultimo momento, prima delle elezioni, e mettere insieme una cosa tanto per fare, perché gli elettori appunto sono intelligenti e lo capiscono bene, e non bisogna evidentemente fare 241 pagine di programma. Però credo che agli elettori quel minimo di, come dire, di garanzia vada data del fatto che almeno vi vedete, cioè che almeno parlate, perché secondo me l'orientamento agli elettori è premiare una novità credibile. Noi l'abbiamo visto con tutti questi partiti, cioè Movimento 5 Stelle 30%, poi è crollato,
Lega nello stesso modo. Io ricordo sempre lui, quello che disse l'amalgama ma riuscita. Ci vuole appunto una novità che sia però credibile, perché gli elettori una novità tanto per fare non la votano più. Ma ci vuole umiltà e ci vuole credibilità e ci vuole il fatto che i risultati non arrivano subito. E per quello che dico, iniziamo a fare ognuno il proprio mestiere. Cattaneo. No, se posso, innanzitutto vabbè, sentire Conte che parla di visione a me mette un po' così di... perché Conte ha governato con Salvini facendo i decreti di sicurezza, poi col Partito Democratico e poi con colui Draghi, che era un odiato banchiere prima e poi invece è stato sostenuto come Draghi, quindi tutto il suo contrario, e non mi stupirei se gli si aprisse la porta da parte della Meloni o di qualcuno non venisse anche nella compagine. Sulla Rai ho visto qualche movimento, come dire, strano di desistenze per un opportunismo. Oggi appunto dico, in quella fase lì è finita, lei no, oggi no, il governo, ma lo dico perché la credibilità che poi tutti hanno, la credibilità che hai, la credibilità che hai è conseguente a come questo, ti sei comportato, e vale per a come ti sei comportato, questo vale per tutti, persino per voi. E infatti noi di Forza Italia abbiamo stati sempre opposizione dei governi Conte e abbiamo spiegato e sostenuto a viso aperto, e non lo rinnego, il governo Draghi. Però dico alla sinistra, guardate che, guardate i flussi elettorali, Ancona per esempio, la vittoria è stata costruita nelle periferie di Ancona, le periferie hanno votato il centrodestra, la sinistra era forte nel centro storico, come si dice ormai sovente nel ZTL. Io credo che il centrodestra riesce a essere efficace perché è molto pragmatico, parla di temi veri, lavoro, immigrazione, economia, fisco, tasse, queste cose. La sinistra, dico con rispetto, non capisco le priorità né che ha né che riesce a dare, oltre al fatto poi di essere divisi, e lo dico anche con rammarico perché poi è un paese nel suo funzionamento democratico, è importante. Ma guardi, anche nei comuni, certo, territori, certo, certo. Io con un territorio non c'è un eletto del centro-sinistra né del 5 Stelle, sui parlamentari, consiglieri regionali, zero nella mia provincia. L'altro giorno siamo fatto un incontro istituzionale, la cosa mi impressionava e non è sana. No. Poi questo determina anche che a casa nostra si aumentano le tensioni, è una legge della fisica politica. Però lo dico proprio perché io credo che la sinistra oggi sia incomprensibile e molte volte contraddittoria. Noi, con le nostre differenze, perché siamo tre partiti diversi, ma abbiamo la credibilità che alla fine la sintesi la troviamo sempre, sempre, perché mettiamo davanti non l'ideologia, per cui uno alla fine è più importante rimarcare la tua identità, la tua ideologia, che non dare delle risposte. La cosa più importante è dare delle risposte trovando anche una mediazione, che in fondo è l'arte della politica. Allora andiamo nell'ultima pubblicità, poi torniamo e torniamo anche su qualcosa che ieri la Meloni ha detto. Come sapete, io sono molto affezionata alla splendida definizione di nazione che ha dato Ernest Renan. Lui diceva che la nazione è una grande solidarietà costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile, che è il consenso. Il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. L'esistenza di una nazione, diceva Renan, è un plebiscito di ogni giorno. Allora, queste sono le parole di Meloni su Renan, anche in riferimento a un'altra parola che è patriota. E volevo chiedere a Giubilei, no, a fronte, diciamo così, di un'area che è ancora alla ricerca di un dialogo e di un'identità, da quest'altra parte, ovvero da chi è al governo, è molto precisa. Diceva prima Cattaneo, noi abbiamo le nostre differenze perché ovviamente all'interno della maggioranza ci sono differenze di vedute su tante cose, però alla fine riusciamo a trovare la sintesi e a metterci d'accordo e a governare proprio facendo le cose per il bene di tutti. Ti volevo chiedere, Francesco, la forza di Fratelli d'Italia, in particolar modo in questo momento, dove, devo dire, io sono sempre abbastanza molto esplicita e chiara, si fa anche, diciamo, fatica ad avere nei talk show esponenti parlamentari di Fratelli d'Italia, perché ha attivato una comunicazione
molto complicata, devo dire, per noi che facciamo questo lavoro, e allora spesso chiamiamo giornalisti di riferimento. Ma proprio ieri pensavo, è un po' la stessa cosa che ha fatto Grillo all'inizio, che non voleva mandare i suoi in televisione, con un successo però strepitoso, perché noi continuavamo a parlare del Movimento, a mandare spezzoni di Grillo, non avevamo i parlamentari del Movimento 5 Stelle e loro crescevano. E io ieri sera, dopo l'ennesima, diciamo così, ricerca di avere un ospite di Fratelli d'Italia, ho detto, ma vuoi vedere che stanno applicando la stessa cosa? Cioè Fratelli d'Italia punta tutto in realtà alla forza unica anche di trasmissione della comunicazione, è Giorgia Meloni. Ma questo non sono un non, po' perfida, so, come dice Grimaldi, perché la domanda la faccio proprio a te e ovviamente non a caso. No, io sono perfida, sono, ma sono anche leale, cioè le faccio dicendole, no. Insomma, non te le dico dietro. Rispondo a titolo personale, ricollegandomi al tema della Nazione nel discorso della Meloni, perché poi ci sono state in queste settimane talvolta delle polemiche anche legate al tema del lessico, al concetto di nazione, al concetto di società naturale. C'è chi anche alcuni professori universitari hanno attaccato il Premier proprio per l'utilizzo dell'espressione società naturale, che peraltro faccio notare che è inserita nella nostra Costituzione, perché l'articolo 29 della Costituzione parla proprio di società naturale. Però lo scatto in avanti che secondo me va fatto nel nostro paese quando utilizziamo il termine nazione, quando anche utilizziamo il termine patria, è che si tratta di terminologie e di parole che devono ritrovare e devono avere un'accezione positiva. Già il Presidente della Repubblica Ciampi, vi ricorderete, fece da questo punto di vista un importante lavoro iniziando a sdoganare il termine patria, che per decenni era stato associato in modo erroneo al mondo della destra. E lo stesso vale per il concetto di nazione. C'è un'importante differenza tra il concetto di nazione e il concetto di Stato. Lo Stato italiano nasce nel 1861 con l'Unità d'Italia, ma il concetto di nazione è antecedente alla nascita politica dello Stato italiano. Il concetto di nazione lo ritroviamo in Dante, lo ritroviamo in importanti autori e pensatori, e la nazione è costituita da tutta una comunità di persone che si riconoscono in un insieme di valori di carattere storico e di carattere culturale e anche di carattere linguistico, laddove è chiaro che la lingua italiana ha un significato positivo. Quindi da questo punto di vista io credo che il mondo conservatore stia facendo un passaggio culturale estremamente importante per riscoprire questi termini. Mi vorrei poi ricollegare brevemente al tema delle amministrative sulla sinistra. E ora, lungi da me dare giudizi sul mondo della sinistra, però io credo, l'abbiamo scritto anche oggi sul giornale, che il problema della sinistra italiana contemporanea, ma poi è un discorso che vale anche a livello europeo se guardiamo quanto è successo in Spagna con il voto di Sanchez, è il fatto che è una sinistra che ormai ha abbandonato quello che è il suo elettorato storico. Qui siamo ben oltre la famosa definizione della sinistra ZTL, qua siamo di fronte a una sinistra che parla della transizione ecologica senza andare incontro alle esigenze dei ceti sociali più deboli, quindi facendo una transizione ecologica che non tiene in considerazione il fatto che se tu vai da una persona che ha un'automobile di 20 o 30 anni fa e gli dici la devi cambiare, devi comprare la Tesla ultimo modello 70.000 euro, è evidente che tutti non hanno le possibilità economiche per farlo. Una sinistra che parla in modo quasi talvolta ossessivo del tema del gender, dei temi etici che in realtà riguardano una minoranza della popolazione, e poi una sinistra che in modo ossessivo parla di questo pericolo fascista che in realtà non esiste. E quindi è tutta una comunicazione e dei temi che non sono più capiti da quello che è un elettorato che storicamente votava il mondo della sinistra. Lo scrive peraltro Ricolfi in un libro che è La Mutazione, che è un libro da questo punto di vista illuminante, perché spiega proprio questa differenza che esiste tra la sinistra tradizionale e questa nuova sinistra, che non saprei neanche come definire, se è una sinistra liberal, se è una sinistra globalista, che ha fatto sì che l'elettorato che storicamente la votasse oggi o vota per il mondo conservatore oppure non va proprio a votare, cioè rimane a casa perché non si sente vicino alle esigenze dei conservatori e non intercetta quella che è una proposta della sinistra. Quindi io credo che al netto delle alleanze, del discorso, del capire se fare il campo largo o meno, la sinistra italiana dovrebbe interrogarsi che cosa vuole essere, in quale direzione vuole andare, perché, e concludo, la percezione che ad oggi hai una sinistra che da un lato spaventa il ceto medio,
parla costantemente di patrimoniale, parla dell'aumento delle tasse, parla di tutto un linguaggio che spaventa quei ceti anche moderati che comunque esistono e costituiscono una parte importante del paese, e al tempo stesso non riesce a intercettare le esigenze dei ceti sociali più deboli. Quindi si trova in una situazione per cui perde sempre di più il proprio elettorato. Volevo chiedere una cosa a Raimo che si ricollega a quanto hai detto. Perché oggettivamente insomma è inquietante la parte che non va a votare, quindi certo. Ogni volta notiamo questa. Ma è riconducibile tutta la sinistra a questo punto, secondo te? Credo che gran parte dei delusi stia da quella parte, insomma. Lo dico, io sono in parte d'accordo con quello che dice Giubilei, cioè secondo me la questione sociale oggi in Italia è così impellente, così vissuta in maniera così impellente, che da quella parte politica gli italiani si aspettano che alcune questioni, lavoro, salario, sanità, pensioni, sanità, siano la priorità dell'agenda politica. Altre questioni sono importanti, importantissime, ma vengono vissute come secondarie dopo aver risolto le prime quattro, senza le quali non ci sono neanche le altre. Allora dalla sinistra io credo che loro si aspettino, gli italiani, gli elettori del centro-sinistra, che questa agenda sia in qualche modo la base del programma comune. Dirlo è facile, realizzarlo mi rendo conto è più difficile. Meloni oggettivamente è in uno stato di grazia, cioè può permettersi in qualche modo di ammiccare un po' gli elettori di centro, sta preparando un'operazione europea in cui si avvicina al PPE, porta in Parlamento degli specchietti per le allodole, direi io, no? Cioè qualcosa per cui l'utero in affittoriato universale, la commissione Covid, cioè per fare un po' botte con le opposizioni. Però il problema è tutto dall'altra parte, in questa fase, secondo me. Prego, Pirondino. Sì, sarebbe interessante, poi finita la lezione da parte del centrodestra su cosa deve fare il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, che ci dicessero anche cosa fanno loro adesso. Perché intanto se sommiamo i voti delle ultime politiche, in realtà è un quadro diverso, perché se noi mettiamo insieme quello che potrebbe essere il cosiddetto campo largo, ci accorgiamo che in realtà il centrodestra non era nemmeno maggioranza. Questo ora è un tema, Grimaldi, questo è un però, tema che, no, però questo è un tema che dobbiamo considerare. Poi secondo, ci dicono quando esce ad esempio il decreto alluvione, quando esce, perché in Gazzetta Ufficiale non c'è il decreto alluvione sull'Emilia Romagna. Ci dicono, parlava prima dell'immigrazione, che trovano la sintesi sull'immigrazione, come spiegano il quadruplicamento degli sbarchi, ci spiegano sulla transizione ecologica che cosa vogliono fare, cioè ci spiegano come risolvono il problema dei mutui. Ma dovete spiegarlo aumentati anche voi al 50%. Ai vostri elettori, no, però, se no? Diventa da parte del governo una lezione su cosa deve fare, cosa devono fare gli avversari, io mi aspetterei dal governo che ci dicessero come risolvono i problemi che sono in questo momento. Rispetto ai ragazzi che abbiamo visto prima, cosa dicono? Rispetto ai ragazzi che stanno manifestando, come abbiamo detto prima, in modo magari non condivisibile, ma su temi importanti che poi si legano anche alle tragedie che viviamo in questi giorni in Emilia-Romagna, ma che viviamo ormai strutturalmente, dovendo parlare ormai di crisi climatica. Cioè il governo ci spiega come affronta questi problemi o ci spiega, ci fa una narrazione piuttosto parziale, superficiale di quello che dovrebbero fare gli avversari politici? Grimaldi? Ma credo di essere considerato, diciamo, uno degli deputati più duri contro questo governo, eppure le dico sinceramente che eviterei di giocare solo in difesa. Eviterei di dover passare i prossimi anni solo a replicare appunto alle bolle mediatiche, ai decreti che avete visto, cioè si passa dal rave al reato internazionale, diciamo, contro universale, la gestazione per gli altri, proprio per spostare l'oggetto dell'opinione. Si chiamano armi di distrazione di massa. Io voglio smetterla di parlare di attualità e parlare di realtà. La realtà ci dice appunto che su 10 italiani che prenotano le visite specialistiche, almeno 4 devono aspettare un anno, almeno 2 vanno nel privato, almeno 2 fanno utilizzo impropri e altri 2 rinunciano alle cure. Questa è una fotografia inquietante. La sinistra dov'è? È quella che trova a 20 anni, diciamo, dalla vicenda del federalismo a dire a loro: ma come, vorrete poteri speciali quando le regioni spesso non hanno saputo gestire poteri ordinari? Vorrei una sinistra che torna a parlare, come proverò a fare alle 13:30 con un question time al caro Giorgetti, di dire:
Ma sapete cosa succede nei centri italiani? Parlavi dei centri storici italiani dove non ci sono più vetrine made in Italy. Sono tutti di catene internazionali. Sapete cosa succede? Che in Italia la gran parte delle imprese, soprattutto straniere, multinazionali, non pagano le tasse in Italia, non pagano l'IRAP in Italia. Allora il problema non è togliere l'IRAP, è dirci che davanti a multinazionali come Amazon, che non pagano un euro in Italia, un euro di IRAP, sarà un problema nostro? Lo fa anche Stellantis, se lo faceva prima anche FCA. Allora dico così alla sinistra. Invece solo di ritornare a parlare nelle periferie come se fossero degli zoo, come se fossero una vicenda etnologica, antropologica, iniziamo a dire che se gli ultimi fanno la lotta coi penultimi, vuol dire che i primi sono sempre più irraggiungibili. E se noi, e dico noi, non ripartiamo da lì, dal fatto che non è vero che la crisi è uguale per tutti. I ricchi stanno sempre meglio e sono sempre più piccoli e detengono sempre di più la maggioranza del patrimonio del paese. Ecco, io credo che anche nell'interesse dei patrioti dire pay in Italy alla Apple, ad Amazon, a Stellantis è un interesse comune, perché la sanità può essere gratuita, ma non è gratis. E infatti si vede, e infatti il sistema non regge. Cattaneo, soprattutto sul tema della sanità, perché è davvero il tema della nostra epoca. Sulla lotta ai giganti del web che in qualche modo eludono le tasse, è proprio il tema che a Meloni, contestatissimo, perché poi ha usato una frase un po' forte, diciamo così, è stato oggetto di molte polemiche, ma è esattamente lo stesso impegno che ci stiamo mettendo noi. Io credo questo. Guardate che il centro-sinistra si occupi, diciamo, delle categorie disagiate, il centro-destra invece dell'elite o della alta borghesia, è una favola che è smentita dai fatti. Cioè, in fondo, noi stiamo raccogliendo più consenso proprio tra le categorie più fragili, perché al netto della diagnosi che condivido, anche nella cura che noi proponiamo di fronte ai problemi, alla fine risultiamo più pragmatici e più credibili. Tema sanità, molto complesso. In Lombardia è stato un tema anche durante il Covid, abbiamo avuto momenti di dibattito fortissimo anche alla Camera. Ricordo come veniva strumentalizzato anche il tema del Covid per mettere in discussione la Lombardia come sistema sanitario. Bene, siamo andati a votare. Il tema era giusto, abbiamo proposto le nostre ricette diverse, Maiorino ne ha fatto una battaglia, ma probabilmente è stato percepito come vecchio nelle proposte che proponeva. Perché spesso io vedo che prevale l'ideologia dalla lettura della realtà, ancora oggi nella sinistra, è un po' ostaggio di se stessa. Noi come centrodestra abbiamo cercato sulla sanità di dire le cose non vanno, però non possiamo smantellare completamente un sistema. Questo è sbagliato, i lombardi l'hanno capito. Cioè, non è che dobbiamo tornare ad azzerare la partnership pubblico-privata, non è che dobbiamo tornare a un sistema centralistico dove tutto è pubblico. I lombardi hanno capito che quello non era l'alternativa dei problemi veri. Se c'è problemi al pronto soccorso, se ci sono problemi di liste d'attesa, se c'è problema di una gestione anche appunto dell'accesso universalistico che dobbiamo aggiornare, noi proponiamo, diciamo, ricette nuove, aggiornate con la nostra storia. La sinistra spesso si rifugia nel passato e Maiorino, per esempio, ha pagato uno scotto forte. La ricetta nuova è privatizzare la sanità. Questo è un mirabile esempio di come... Questa è una domanda. Ma no, il tema non è smantellare la privata, è avere una nuova partnership private che, uno, non svuoti il pubblico delle funzioni, ma che ci sia un equilibrio, purtroppo. E due, che chiunque possa accedere alle cure anche private, chiunque, cioè mantenere l'universalità del servizio dando accesso anche ai privati. Questo è un discorso maturo, il suo è uno slogan vuoto. Purtroppo, diciamo, a casa lo capiscono, purtroppo per lei, per fortuna per noi. Si fanno politiche a favore del privato e si demolisce la sanità pubblica, poi succede quello che raccontava prima lui. Con questo slogan avete straperso le elezioni, dopo un periodo delicato. Incentivare la sanità pubblica e spingere e investire nella sanità pubblica è qualcosa di normale, di civile. Se si vogliono fare favori non è così, ai privati, e i lombardi l'hanno capito, per esempio, distruggere la sanità pubblica
e che si vincono o che si perdono le elezioni, se si fanno delle cose di quel tipo. È sbagliato, punto. Guardi che il cittadino lombardo e anche non lombardo che è venuto, a usufruire della sanità lombarda e si è curato nelle strutture private. Benissimo, senza pagare nulla in più, avere un accesso che tanto ha capito che il problema non è smantellare quella privata in modo pessimo, armonizzare la sanità. Diciamo che la sanità deve essere pubblica e che il privato non è un demonio, ci mancherebbe, ma la sanità deve essere pubblica, diciamolo con chiarezza. Grimaldi, volevo sapere una sua ultima impressione su questo scambio. Ma io credo che il problema è che noi continuiamo a socializzare le perdite e ovviamente a regalare i profitti stellari anche nella sanità ai privati. Quindi il problema non sono le ricette nuove o vecchie, secondo me. C'è il fatto che questa fotografia non fa opinione, non si discute mai. Cioè, secondo lei si discute in questo momento di come le regioni affrontano il post-Covid? No. Quante oggettivamente hanno ancora i bilanci dissestati da una discussione che nessuno vuole fare nemmeno in Parlamento? Guardi, di quante spese hanno di utilizzato? Di sanità non si parlava neanche prima del Covid, però, perché l'abbiamo scoperta durante il Covid. Ossessivamente ne abbiamo parlato per 2 anni. Ci ritroviamo una sanità malconcia, davvero messa peggio, in cui abbiamo bisogno di rivedere il sistema delle assunzioni, di rivedere le scuole di specializzazione, di richiamare quel 183% in più di ragazzi che, non avendo le scuole di specializzazione, negli scorsi anni sono andati a fare i medici all'estero. C'è da discutere di come mai ormai alcuni sindaci di piccoli comuni festeggiano, come nel Far West, l'arrivo di un medico di base. Prima che sia troppo tardi, io credo che il tema della... È già tardi. Allora, però, lo dico così, invece che armarci fino ai denti, noi ci stiamo armando fino ai denti e vedremo poi che cosa vuol dire armarsi fino ai denti e ne discuteremo. Io faccio parte di una forza politica che non condivide l'idea di andare al 2% del PIL sulle spese militari, mentre arriverai al 7% del PIL sulla spesa sanitaria, perché è incurabile... Non vuol dire appunto inguaribile, perché inguaribile spesso non vuol dire incurabile. C'è tutto un tema della non autosufficienza, di come invecchia la popolazione, per cui o ci ragioniamo adesso o la sanità. E poi c'è il tema della spesa centrale e delle regioni, perché poi temo che torneremo molto presto a parlare di nuovo dell'autonomia differenziata, perché questo è il tema. Grazie a tutti i Giubilei e tutti gli ospiti in studio. Adesso c'è Andrea Pancani e noi ci rivediamo domani mattina. Arrivederci.